Ciao, mi chiamo Matteo Ratini e sono l'ideatore del Summit Scatta all'Avventura. Ti parlo di un progetto formativo online composto da un numero sempre crescente di video lezioni inedite sulla fotografia naturalistica e d'avventura, insegnate direttamente da rinomati esperti del settore che sicuramente già conosci e ammiri. Ho intervistato per te numerosi professionisti della fotografia outdoor per insegnarti come lavorano sul campo, creando così delle lezioni passo passo che potrai applicare facilmente qualunque sia il tuo attuale livello di esperienza. Quella che stai per vedere è una breve clip esclusiva tratta da una delle molte lezioni riservate incluse nel Summit, che copre generi come viaggio, paesaggio, avifauna, reportage, notturna, fauna, infrarosso, subacquea e molto altro. Se anche tu non vedi l'ora di raggiungere il tuo prossimo livello fotografico, d'ora in poi, grazie all'esclusiva collaborazione dei migliori fotografi naturalisti italiani, potrai finalmente imparare a suscitare e trasmettere le emozioni provate al momento dello scatto, cogliere l'attimo e immortalare l'azione del soggetto scelto, raccontare l'ambiente e la natura che ci circonda. Ti ho incuriosito? Vuoi sapere come sfruttare anche tu l'esperienza pluriennale dei fotografi professionisti che hanno deciso di aiutarti in questo percorso? Guarda la clip video fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa opportunità esclusiva. Quanto è importante avere l'attrezzatura e l'abbigliamento più corretti, diciamo, al luogo e come li scegli, cioè quali sono gli aspetti da prendere in considerazione anche da questo punto di vista? Allora, partiamo dall'attrezzatura fotografica. Nel corso degli anni ho modificato tanto l'attrezzatura che porto con me in viaggio. Inizialmente avevo sicuramente attrezzatura anche molto più pesante e da un certo punto di vista mi ha permesso anche di affrontare determinate condizioni, perché ovviamente l'attrezzatura pesante ti consente di avere più stabilità, per cui se fai viaggi soprattutto in condizioni meteo che possono essere particolarmente avverse, come appunto il nord Europa, avere una buona stabilità ti permette non solo di avere più sicurezza anche proprio sull'attrezzatura, che voli via, come si dice, ma anche proprio di evitare il micromosso in condizioni di vento forte, ad esempio, cioè da quindi un treppiedi molto stabile, grosso, pesante e un'attrezzatura di conseguenza anche dei teleobiettivi lunghi e pesanti. E nel tempo ho variato diverse componenti della mia attrezzatura, anche favorendo un discorso di trasportabilità, perché oggi io faccio ovviamente dagli 8 agli 11 viaggi all'anno e ho bisogno di avere con me un'attrezzatura molto leggera e stabile al tempo stesso, che vuol dire comunque treppiedi da viaggio in carbonio, però piccoli che possono essere messi in uno zaino e essere trasportati facilmente, magari anche su un motorino in Medio Oriente o in Asia, come su un pulmino da 9 posti nella neve in Islanda. Quindi ho bisogno di attrezzatura che sia versatile e mi permette di ottenere quello che ho bisogno di ottenere in qualunque posto che io vado. Ovviamente posso scegliere tra due o tre treppiedi a seconda della destinazione dove vado, però principalmente oggi uso un corpo macchina e tre obiettivi che mi coprono dal grandangolo fino al medio tele, diciamo dal 15 mm fino al 200, che può diventare un 300 con un moltiplicatore, ma per quello che faccio io comunque non ho oggi necessità di andare particolarmente oltre, quindi portarmi dietro ottiche che sarebbero veramente pesanti da portarmi dietro, eccetera. Dal punto di vista invece dell'abbigliamento, beh, anche lì la parte più sfidante è chiaramente sempre il tema del viaggio artico, perché
quando si affrontano condizioni di freddo intenso, il consiglio che do sempre a chi viene con me viaggi in quel tipo di destinazioni è di scegliere un vestiario non tanto tecnico, perché il tecnico del vestiario è finalizzato al consentire di camminare per lungo tempo. Quindi se a priori sai che dovrai camminare in condizioni di freddo, allora sì, bisogna considerare un certo tipo di abbigliamento tecnico. Se sai che non sarà necessario camminare, ma piuttosto da fotografo dovrai rimanere in condizioni di freddo fermo a lungo, allora bisogna prediligere condizioni, abbigliamento che ti tenga caldo a lungo e ti permetta magari di stare a lungo al freddo nell'acqua, e quindi stivali al ginocchio completamente impermeabili che ti consentano di reggere del tempo, rimanere del tempo in quelle condizioni, a volte anche proibitivo, aspettare che passi un temporale sotto la pioggia per aspettare una condizione particolare di luce. Sono tutte variabili che bisogna mettere in conto e bisogna essere preparati quando si presentano. Quindi, attrezzatura, abbigliamento, impermeabile, strati per poter adattarsi alle condizioni, caldo in primis. Quindi questo è bene o male il consiglio che do sempre a chi viene con me in certi tipi di viaggi. Ovviamente, se la destinazione un paese caldo o tropicale, allora la parte dell'abbigliamento è molto meno rilevante, perché ci possono essere degli accorgimenti in base alla presenza, ad esempio, di animali. Nel viaggio in Namibia che accompagno, ovviamente non è tanto l'abbigliamento usuale che uno indossa per andare in giro a fare foto, quanto piuttosto la calzatura. Che non deve essere l'infradito anche se sei in Namibia, perché ovviamente possono incontrare animali, microfauna nel deserto che bisogna essere preparati ad affrontare. Chiaramente niente di più di un paio di scarpe decenti e un paio di pantaloni lunghi. È una precauzione spesso e volentieri inutile, ma sensata per affrontare correttamente un viaggio del genere. Bisogna essere preparati secondo un progetto. Ehi, ti è piaciuta l'anteprima esclusiva di una delle tante lezioni riservate contenute nel Summit Scatta all'Avventura? Ti ha insegnato qualcosa di nuovo o fatto riflettere sul tuo attuale approccio alla fotografia naturalistica o d'avventura? Se non vedi l'ora di raggiungere, una volta per tutte, i tuoi obiettivi fotografici grazie agli insegnamenti diretti dei migliori professionisti del settore, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Fai subito clic sul link che trovi sotto questo video per iniziare un nuovo affascinante percorso su misura per te che rimetterà in discussione tutto quello che pensavi essere vero sulla fotografia naturalistica e d'avventura. Le registrazioni al Summit sono attualmente chiuse al pubblico, ma avendo guardato questo video fino alla fine, hai scoperto un link privato con cui potrai richiedere l'accesso immediato ai contenuti riservati senza doverti iscrivere alla lista di attesa. Cosa aspetti? Clicca adesso sul link qui sotto ed inizia subito a migliorare sfruttando l'esperienza pluriennale di chi fa questo di lavoro. Approfittane ora!